Possiamo dire che Respighi, questa trilogia romana, è proprio la musica che fa sentire, capire tutta la potenza dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Sì, assolutamente, è proprio questi poemi sinfonici esaltano le caratteristiche di un'orchestra e in questo caso credo che essere un'orchestra lirica aiuta molto a interpretare, perché essendo una musica veramente mai come in questi casi evocativa, narrativa, chi è abituato a seguire il canto e accompagnare le grandi melodie può trovare un momento di apice fondamentale. Non so chi è riuscito a scrivere così bene per l'orchestra nella prima metà del Novecento. Questa dislocazione anche degli ottoni è straordinaria per tutta la sala dell'auditorium, no? Sì, tra l'altro la parte originale è molto complessa, parla di buccine, diversi strumenti, poi noi li eseguiamo quasi sempre con i tromboni e con le trombe, sarebbero buccine, flicorni, che è anche molto difficile, però questa spazialità anche perché in diversi punti della sala sono posizionati questi strumenti e abbiamo veramente il pubblico che si sente completamente contornato dalla musica, una grande emozione per tutti. Sappiamo che la direttrice è stata a Roma, si è molto documentata, si è appassionata, probabilmente per conoscere l'Italia, Roma e Respighi. Sicuramente la nostra direttrice musicale è molto attenta anche a come si arriva, no? alla partitura, a questa storia, per cui si documenta sia dal punto di vista di letteratura ed è andata qualche giorno a Roma a respirare a luglio, in agosto, queste atmosfere che vengono celebrate quando c'è il canto degli uccellini, uno chiude gli occhi e si sente veramente in un parco dei pini di Roma. Questa mattina anche alle scuole, no? È stata una bellissima matinée nel quale si è insegnato alle scuole com'è quest'opera. Sì, questo è un brano molto semplice anche per chi non ha una cultura musicale da ascoltare e da seguire. Oggi abbiamo anche un bravissimo musicologo, Nicola Campogrande, che ha introdotto i bambini all'ascolto. Ecco, quello che purtroppo spesso nelle nostre scuole in generale manca un po' questa capacità di ascoltare, perché c'è tutto un mondo da imparare nell'approccio musicale e culturale e questo è sicuramente un compito che noi svolgiamo con grande passione. Grazie molto.